Cari amici, adesso va in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione a cura di RST Saiuz e PianetaOggiTV.net. Conduce in studio Massimo Bonella. Bene cari amici, eccoci qui con una nuova trasmissione Pianeta Oggi Eventi del Mondo, il vostro Saiuz ai microfoni, e passo subito la linea a Massimo Bonella, perché è interessante come trasmissione in quanto è tutta dedicata al ricordo di Telos Brogio. Massimo, se ci sei, batti un colpo. Sì, buonasera dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV da Venezia, pianetaoggitv.net, come giustamente il nostro regista Rosario Moreno di Treviso, la regia centrale di Treviso, ci ha ricordato. Intanto lo saluto, ciao Rosario, spero tutto bene lì in quel di Treviso centro storico. Sì Massimo, tutto bene, ciao, buona serata. Un abbraccio circolare a tutti i nostri amici che ci ascoltano. Benissimo, io appunto ricordo questa trasmissione va in onda qui dalle frequenze di diciamo tra le frequenze, potremmo dire dalle web radio internet. Web frequenze, Massimo, tra le web frequenze. Dai. Esatto, le web frequenze. Ecco, del circuito Radio Science, perché Radio Science è un circuito, mi spiego, c'è una serie di emittenti locali online, anche diciamo tra virgolette piccole, come può essere Radio Favaro Veneto, come potrebbe essere Radio Valdichiana, Radio Reno Web, eccetera, che però diciamo fanno capo a quella che è la radio madre a Treviso, Radio Science, che è RST, cioè Radio Science TV, perché è anche televisione di rete, dove potete vedere vari approfondimenti giornalistici, oltre che naturalmente anche la trasmissione di intrattenimento, trasmissioni anche giovanili. Ecco, e quindi poter dire, iniziamo questa trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo rinnovata, perché come sapete non andiamo più in onda sull'emittente terrestre Radio Piper, praticamente per motivi diciamo indipendenti dalla nostra volontà. Ecco, non ci mettono più in onda, nemmeno diciamo precisi, non ci hanno nemmeno avvisato che non andava più in onda, questo tanto perché si sappia a volte con chi si ha a che fare anche in questo settore molto delicato, e come sapete i media entrano nelle case, nelle automobili di tutte le persone, quindi io dico a volte dovremmo entrare in una certa correttezza. Iniziamo subito questo programma con un flash informativo. Dunque, nella mattinata di ieri c'è stato un fortissimo nubifragio, ma più che nubifragio proprio un'ondata potente di maltempo che ha investito con venti da scirocco tutta l'Istria, in modo particolare l'Istria slovena, cioè vale a dire da Muggia fino al confine con la Croazia, ecco, soprattutto la parte lungo la costa. Grazie ad una collega giornalista che vive proprio in Istria, che ha pubblicato su Facebook alcune foto molto significative, ringrazio in particolare appunto la Monica, possiamo vedere come diciamo gli allagamenti sono stati abbastanza notevoli, ci sono campi allagati, l'acqua alta nelle strade, io sto sfogliando qui alcune fotografie, praticamente strade ecco bloccate, corsi d'acqua che sono straripati, hanno invaso la carreggiata. Qui ad esempio c'è una fotografia con un'automobile targata Pordenone, che targata Capodistria, che praticamente sta viaggiando in mezzo alla strada completamente allagata. Vedo il cartello dell'uscita da Sicciole, quindi praticamente c'è stata una forte ondata di maltempo che ha colpito da Muggia, poi Sicciole, Sezza fino a Santa Lucia, ma non solo, anche altre zone. Con, dicevo, venti da scirocco, pensate che la temperatura ha toccato addirittura i 15 gradi a Capodistria. Tra altre cose,
da evidenziare che a 100 km più verso ovest, cioè verso Venezia, eravamo ancora vicini allo zero, quindi con pericolo anche di gelate. Pensate come in giro di poco spazio il clima cambia in maniera allucinante, cioè addirittura salti di 10 più gradi. Ecco, questo la dice lunga. In pratica, se vogliamo un attimino fare una strettissima sintesi, si stanno verificando dei fenomeni sempre più estremi, dei fenomeni meteorologici sempre più estremi. Quindi teniamo le antenne alte, controlliamo sempre, occhio, quindi quando dobbiamo, anche specialmente d'estate, quando ci dobbiamo spostare con la macchina, perché quando cambia il tempo sono facili le trombe d'aria, venti fortissimi, allagamenti improvvisi che ci si potrebbe trovare veramente in seria difficoltà. Anche in Italia il maltempo si è fatto sentire soprattutto sulla parte occidentale, vale a dire da Piemonte fino giù alla Spezia, Liguria, una parte della Toscana, della costa toscana, con forti mareggiate, treni in ritardo, treni addirittura che sono stati bloccati dalla neve. Ecco, insomma, c'è una situazione abbastanza critica. Le previsioni, da quello che abbiamo visto, si prevede un alternarsi di tempo da bello a brutto, insomma tempo instabile, però ci possono essere questi fenomeni che insomma ci mettono un po' di paura, quindi cerchiamo di fare molta attenzione soprattutto quando ci spostiamo con le nostre autovetture. Allora, cambiamo un altro argomento, per modo di dire, rimaniamo sempre un po' nell'ambiente, perché c'è un comunicato stampa che mi è arrivato dal noto ambientalista, lui si chiama Renzo Bortolussi, sicuramente molti di voi se lo ricordano per la grande battaglia che ha fatto contro le casse di espansione che si volevano realizzare sul fiume Tagliamento, che sarebbe stato un disastro. Comunque vediamo un attimo di darvi lettura di questo comunicato stampa. Si è svolta alla seconda fase dopo Trieste del corso magistrale di sociologia con il docente professor Giorgio Osti, con alcuni dei suoi studenti. Il sopralluogo, iniziando dal ponte di Pinzano, è continuato nel municipio di Spilimbergo, dove sono stati ricevuti dal sindaco della città, dottor Renzo Francesconi, con il suo collega di Vignano, ingegnere Riccardo Zuccolo. Sono state sviscerate le tematiche relative al Tagliamento in considerazione delle opere proposte a tutela delle popolazioni a valle. Alla riunione era presente anche il perito Ivano De Marchi, tra altre cose intervistato più volte dalla nostra emittente, socio dell'associazione Acqua di Latisana, il quale ha illustrato il suo studio del fiume e le cause delle esondazioni. Tale saggio, a dimostrazione della inutilità di lavori a monte, come appurato dall'olandese Delft Hydraulics, è stato pubblicato nella rivista Latisanese già nel 2006. Tutte queste nozioni sono incluse nella tesi di laurea della dottoressa Martina Del Toso, pure lei presente alla riunione e convinta sostenitrice, nonché socia onoraria di Acqua. Il professor Osti ha ritenuto il caso casse da manuale. Dopo il pranzo, con l'invito allo scrivente di accompagnare la delegazione alla Tisana, declinato poiché tentativi precedenti di incontri alla Tisana sono rimasti irrisposti o negativi. Ecco, ringrazio per il comunicato stampa il noto ambientalista Renzo Bortolussi, lo potrete vedere nei nostri settimanali, quelli in versione televisiva, prossimamente con altre interviste. Ecco, ma ritorniamo proprio su questa cosa qui. Tra altre cose, Renzo Bortolussi poco tempo fa si è anche incontrato con degli studenti di una università per spiegare questa cosa delle casse di espansione. Il sottoscritto è dal 2001-2002 che ha sempre seguito un po' con questa battaglia di Renzo Bortolussi. Allora, detto questo, rimaniamo un po' in tema di personaggi, perché ricorre proprio in questi giorni il primo anniversario della morte di un grande personaggio. Ora vi spiego perché. Lui è Italo Sbrogio, come già annunciato anche prima della trasmissione dal nostro regista Rosario Moreno. Ecco, Italo Sbrogio è stato
un vero sindacalista, per, vero, mi avete capito, cioè uno che non scherza, uno che ha difeso veramente i diritti dei suoi lavoratori. Lui lavorava nel sito di Porto Marghera, all'epoca degli anni 60-70 era un sito noto per le grandi battaglie sindacali. E quindi cosa posso dire? Mai come oggi quell'esempio diventa attualissimo, perché non è che i tempi siano cambiati, il tempo è sempre quello, siamo noi che stiamo cercando di vivere sempre più male in questo paese che non merita, un paese, un italiano che ha sempre cercato di risparmiare, ha sempre cercato essere creativo, dinamico, di lavorare risolvendo molte problematiche. Ecco, questa è una caratteristica che noi abbiamo e che non dobbiamo dimenticarcela. Probabilmente a qualcuno dà fastidio, e allora a colpi di penna oggi si stanno cancellando tutti i diritti acquisiti, frutto di battaglie di sangue, si può dire, che i nostri padri, in alcuni casi i nostri nonni, hanno buttato in mezzo alla strada, che arrivavano a casa tutti rotti, feriti, per una causa più che giusta. Il diritto a vivere in maniera degna, in maniera, in maniera normale, cioè uno dovrà avere anche il tempo libero per poter fare le proprie cose a casa, per poter curare la famiglia, perché una volta non c'erano le 8 ore, erano molte di più, è stato grazie a queste battaglie dei nostri padri che siamo riusciti poi a ottenere le 8 ore, e non solo, tante altre cose che adesso, come dicevo poc'anzi, pochi istanti fa, a colpi di penna le stiamo cancellando, le stiamo neutralizzando. Vi posso fare un esempio molto semplice: hanno voluto mettere le mani sull'articolo 18, non solo questo, l'altro esempio potrebbe essere il Job Act, per esempio, dove adesso si fa molto presto a licenziare le persone. Ma vi dirò di più: non si arriva più alla pensione vivi. Cioè, lo ripeto, forse non si è capito ancora, perché insomma non vedo un'Italia che reagisce a questo, perché è gravissimo. Non si arriva più vivi alla pensione, cioè questi pensano di farci lavorare, di farci tribolare, cioè di buttare via tutta la vita per i loro interessi, molto probabilmente, o per tenere la testa impegnata, perché magari l'uomo, ecco, non deve poi pensare più di tanto, ci potrebbe essere anche questa cosa, ma lasciamo stare per il momento, la congeliamo, magari su questo discorso qua ci ritorneremo con qualche altra trasmissione. Sta di fatto che pensano di farci arrivare a 70 anni sempre lavorando, cioè questo è inaccettabile. I figli non hanno più sbocco al mondo lavorativo, ad un mondo lavorativo serio. Cioè, cosa intendo serio? Che uno ha un si trova con un contratto a tempo indeterminato, magari 2 anni di formazione, come giustamente avveniva fino agli anni 80, 2 anni di formazione, poi entrava, diciamo, nel settore formato, quindi anche per quanto riguarda la sicurezza, infatti c'erano meno infortuni sul lavoro in quel periodo lì, e quindi poteva dopo avere un contratto serio e realizzare un futuro, realizzarsi la famiglia. Oggi pensano che i giovani, i nostri figli, li mandiamo in giro per l'Europa chissà dove. Queste sono cose da matti, senza fare tanti discorsi. Queste sono cose da matti. Allora, sono le 19:17. Vogliamo ricordare questa persona, come lui e anche tanti altri che hanno portato avanti battaglie simili. Lui in particolar modo lo abbiamo seguito con le ultime presentazioni del suo libro. La nostra ultima trasmissione, intervista è stata pochi giorni prima della sua dipartita, che veramente non ce la faceva più nemmeno a momenti a stare in piedi, però ha avuto una grande forza di volontà fino all'ultimo per la presentazione del suo ultimo libro, Fiaba di una città industriale, 1953-1993. Allora, io direi a questo punto di dare la linea alla regia subito, anche perché altrimenti sforiamo quei tempi, e partiamo con lo speciale dedicato a Italo Sborgiò in occasione del primo anniversario della sua morte. Si è tenuto questo incontro
presso il forte, ex forte Cosenza, nell'interveneziano, siamo a Favaro Veneto. Ascolteremo un pensiero di un suo collega di lavoro, che gli è sempre stato molto vicino, a seguire l'opinione e il ricordo di suo fratello Gianni Sbrogiò. Quindi ecco, se la regia è pronta, alle 19:19 darei la linea a Rosario e ci ascoltiamo questo speciale. Ben ritrovati al nostro consueto settimanale di approfondimento. Ricorre i 100 anni della nota città industriale Porto Marghera. Ricorderete sicuramente la grande battaglia, la lotta sindacale negli anni 60-70. Questa città la ricordiamo proprio per questo e in questi giorni ricorre il primo anniversario della morte di Italo Sbrogiò, che proprio pochi giorni prima lo avevamo intervistato in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro, La fiaba di una città industriale, 1953-1993, 40 anni di lotte. Dunque, una persona che ha di fatto dedicato gran parte della sua vita alla tutela dei diritti dei lavoratori. Oggi questi diritti, a colpi di penna, vengono di fatto cancellati. Basti pensare all'articolo 18, la riforma delle pensioni. Non sappiamo nemmeno se arriveremo vivi alla pensione. Tutto questo è inaccettabile. Possono partire i nostri servizi, ascolteremo il ricordo di un collega di Italo, Giuseppe Favero, a seguire l'intervista a Gianni Sbrogiò, fratello di Italo. Niente, praticamente avevo sentito questo desiderio, anzi direi questo dovere, in qualità di comunista nato, di essere rappresentato all'interno di questa realtà della petrolchimica, che allora si chiamava SICE, che era una società chimica.
quindi la mia vuole essere una lettera aperta all'amico, al collega, al compagno Italo. A te che da lassù sicuramente mi stai ascoltando. Questa mia vuole essere un'evocazione a quasi 50 anni di distanza affinché tu possa cogliere da questo mio pensiero la sincera testimonianza di simpatia e di stima nei tuoi confronti che nutrivamo soprattutto noi, allora giovani, che ci approcciavamo alla politica ed ancor più al nostro percorso di vita, nei confronti di voi maturi, già affermati nel contesto del movimento operaio, sindacale e politico del veneziano e non solo. Ciò anche quando, in quel secolo che fu, non sempre la si pensava allo stesso modo. Tu, Italo, maturo dirigente comunista della CGIL, anche se poco ortodosso, spesso spontaneista e portatore di eresia potop. Io, acerbo attivista della UIL, socialdemocratico prima ancora che socialista, portatore di una dialettica assai ponderata, meditata, che qualcuno potrebbe semplificare dicendo alquanto moderata. Caro compagno Italo, non solo ho condiviso, ma ho apprezzato assai la lettera che mi scrivesti nel gennaio del 2010 e che conservo con cura tra i miei ricordi preziosi, in quanto in essa ne traspare il senso di una profonda onestà intellettuale. Vedi, non è infatti cosa da tutti né qualità comune a tanti quella di saper apprezzare anche chi non la pensa come lui. Chi assai, in quanto ritengo, tipo me, esprimeva una dialettica alquanto diversa. Una lettera, quindi, la tua, che mi portò e mi porta ancora a riflettere assai, in quanto ritengo contenga la chiave di lettura e di interpretazione dei nostri due vissuti, solo all'apparenza di simili tra loro, in ogni caso entrambi protagonisti di quella affascinante ed avventurosa storia che un giorno, come da te predetto, verrà raccontata come la fiaba di una città industriale. Un ricordo di suo fratello? Beh, il mio, il ricordo che ho di mio fratello, avendo 12 anni più di me, è stato che è stato il mio cattivo maestro per qualcuno. Cioè è stato quello che mi ha fatto conoscere l'altro movimento operaio, mi ha fatto conoscere gli intellettuali marxisti operaisti, mi ha fatto conoscere tutta quella parte di personaggi, di compagni che ritenevano che la lotta di classe fosse un sistema per portare sviluppo nel paese e ne sono ancora convinto, perché le nostre lotte fatte dagli anni 65 fino al 75 ha portato lo sviluppo in Italia, ha costretto il padrone ad automatizzarsi, a rendere effettivamente l'Italia più produttiva di una volta. Ora, il nostro intento non era quello comunque di produrre di più per produrre. Noi volevamo che intanto tutta la ricchezza che veniva fuori da un automatismo fosse anche divisa tra la classe operaia, mentre vediamo che dopo il 75 noi siamo entrati in un piano inclinato dove l'unica forza esistente, l'unica classe esistente è la classe dei padroni. Noi una volta la chiamavamo così, forse adesso viene chiamata in modo molto più pacifista, e cioè la chiamano datori di lavoro. In realtà oggi il sistema va avanti con un'unica ideologia, quella che l'unica merce che produce ricchezza, che è la forza lavoro, deve essere considerata alla stregua dell'ultima merce in commercio, e cioè dove si deve svalorizzare il lavoro. E noi siamo in una situazione in cui dal 75, io
Io sono convinto che è dal 75 che abbiamo cominciato un piano inclinato e che non è ancora finito. Se una volta volevamo l'egualitarismo, volevamo che non ci fosse la distinzione tra operai impiegati, tra operai di impresa e operai di grossa fabbrica, ora invece vediamo che è il lavoro stesso che è stato talmente parcellizzato e vediamo persone che sono costrette ad andare a lavorare gratuitamente, persone che hanno contratti di 3 ore, persone che hanno contratti di una settimana, non hanno nessun diritto. Ecco, i giovani come fanno quindi a crearsi un futuro, una famiglia in queste condizioni, oggi nel 2000? Questo è il vero problema, non hanno la possibilità, però non voglio dare nessun consiglio, ma con l'esperienza che ho, io sono convinto che se non riescono a capire che non devono pensare come singoli individui, ma devono pensare invece come a persone che fanno parte di una classe, e questa classe deve organizzare per portare avanti i propri interessi. Se non fanno questo, sarà sempre e sempre peggio. Quindi in conclusione possiamo dire che suo fratello ha portato un esempio valido in questa società, oggi, soprattutto attuale, oggi? Ma certamente bisogna saperla ovviamente vedere, ma io sono convinto che tutte quelle cose che noi abbiamo fatto in quegli anni sono cose che si dovrebbero studiare, approfondire e servirebbero per capire meglio il presente. Capire cosa si può recuperare, cosa ormai è sorpassato, per poter organizzare meglio il nostro futuro. Ma finché si penserà che i nostri problemi potranno essere risolti da altri, non andremo avanti. Anzi, si risolverà sempre nella stessa maniera. L'individuo si trova solo davanti a un sistema organizzato in maniera che la tua lavoro, le tue ore di lavoro devono essere svalutate sempre di più, altrimenti non è possibile, ti dicono loro, non è possibile andare avanti in termini di ricchezza. Finché questa teoria non si sfata fino in fondo e si dice che è sbagliata, perché si vede che è sbagliata nella pratica, non è che noi in questo momento abbiamo una possibilità di lavorare di meno perché si va a vivere meglio. Una volta abbiamo ottenuto le 8 ore, perché al tempo di Italo c'erano più delle 8 ore, ma adesso andiamo a domandare ai giovani chi lavora 8 ore. Ormai è il tempo di vita che è diventato tempo di lavoro. Ci sono i giovani, stanno, recuperano un lavoro, lo fanno per ben che vada come partita IVA, come liberi professionisti, hanno il loro ufficio portatile, e cioè il computer, con l'informatica. Chi gli dà il lavoro lo sfrutta fino in fondo, quando ha finito quel lavoro devono andare a trovarsi un altro lavoro, e in tutti questi momenti dove non viene pagato è di responsabilità loro. Perciò figuratevi, con la svalutazione delle pensioni che ci sono state, ora lavorando in questi termini, cosa ci sarà tra quando loro dovrebbero andare in pensione, e che non ci andranno, almeno adesso pensano di andare a 70 anni. Diciamo che non sappiamo nemmeno se arriveremo vivi alla pensione, ma le pare che sia possibile una cosa del genere? Ma io credo che così, in termini ideologici, credo che sia anche una linea padronale, perché il costo della pensione è un costo del salario indiretto, e non solo si vuole diminuire il costo del salario diretto, ma anche il costo del salario indiretto, in questo caso le pensioni. Sì. Si muore prima della pensione, è tutto guadagnato per lo Stato e per l'accumulazione del capitale. Esattamente, la ringrazio e buona giornata. Prego, grazie a voi. I giovani
Bene, stanno, cari amici, avete seguito lavoro, la trasmissione Pianeta Oggi e Eventi nel Mondo, trasmissione di RST Saiuz e Pianeta, PianetaOggiTV.net, la conduzione di Massimo Bonella. Lo sfrutta fino in fondo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Buon proseguimento con i nostri programmi. E in tutti questi momenti dove non viene